Abbiamo ora un filmato di un'intervista ad Alghiero Boetti che introduce un po' il tema della prossima sezione, che riguarderà i mondi lontani, le geografie, i fiumi, le mappe e il viaggio. Lo mandiamo subito in onda e poi ritorniamo sul palco. Io penso che si può veramente usare tutto per fare l'arte. Io penso di fare dei lavori che tutti potrebbero fare, però che poi stranamente nessuno lo fa, cioè lo faccio solo io. E questa forse è la cosa che mi piace di più. E poi forse la diversità esiste per il semplice fatto che nessuno presta caso a queste cose o non fa i collegamenti, le relazioni, o non trasferisce, appunto, non trasferisce un elemento da uno spazio all'altro. Sono un creatore di regole e poi create queste regole, create questi giochi, create questi meccanismi, poi posso giocare io, posso fare giocare gli altri. I francobolli normalmente si attaccano su una busta, le buste vengono spedite a dei destinatari, queste macchie di colore sono state sistemate in una situazione, diciamo, matematica, cioè facendo delle permutazioni, delle combinazioni di colori, eccetera, eccetera. Ma questo è un lavoro che è iniziato fuori dall'Afghanistan. Poi è successo che in Afghanistan, dall'Afghanistan ho spedito una numerosa serie di lettere, e nell'interno di queste lettere ho fatto scrivere 720 storie da un ragazzo afghano. È un appenapino, è una cosa molto povera, molto, molto comune, ma che normalmente viene usata solo per scrivere, no? Ecco, io invece l'ho voluto usare per fare della pittura. Il fascino di una carta geografica è un fascino che colpisce tutti. Poi ho usato anche le bandiere, che è un altro elemento estremamente popolare, estremamente estetico. Ecco, e ho mischiato questi due elementi. Ho cercato anche di dare una soluzione pratica con questi ricami in Afghanistan, in cui si aggiunge anche una bellezza estetica che è tipica proprio della materia, questo filo ricamato, della manualità, di questi milioni di punti, di questo tempo, ecco, soprattutto di questo tempo passato a produrre questo oggetto. Parecchi miei lavori sono eseguiti, per essere eseguiti hanno bisogno di un moltissimo tempo, ed è per questo che normalmente vengono eseguiti da altre persone. Proprio perché se io mi fermassi a fare personalmente questi lavori, bloccherei tutta la mia attività cerebrale. E il tempo è un elemento che, se il concetto è giusto, il tempo lo fa diventare sempre più bello. E più passa il tempo, e più è bello. Siamo noi che diamo l'intelligenza, che diamo la bellezza. Io penso che la natura, appunto, è una forza cieca, ottusa, che corre solo per questo principio fondamentale che è l'esistenza, la vita. Non credo che ci sia nessun fenomeno naturale che mi abbia mai dato delle grandi emozioni quanto può avermi dato una poesia, o una musica, o un quadro. Noi siamo abituati ad una cultura di
classifichi. Allora, io tanti anni fa ho voluto fare la classifica dei primi 1000 fiumi più lunghi del mondo. E ho scelto i fiumi perché i fiumi, prima cosa, sono liquidi, sono l'acqua, è un elemento femminile, un elemento che si muove, nel fiume c'è il tempo, sui fiumi sono nate tutte le città e tutte le civiltà. Il fiume, poi stranamente, il fiume ha due sensi. Se tu segui il fiume controcorrente, ti troverai a un certo momento a scegliere quando troverai un altro fiume che incrocia e dovrai scegliere se andare a destra o andare a sinistra. Ti troverai davanti a un bivio se vai controcorrente. E dopo troverai un altro affluente e dovrai scegliere qual è il principale e qual è l'affluente, se dovrai andare a destra o a sinistra. Mentre invece se tu vai con la corrente, vai verso il mare, non scegli mai. Stranamente sono due atteggiamenti diversi, però usando sempre lo stesso percorso. Dove hanno messo ben 5 anni a chiamare. E in questo razzo ci sono 1000 nomi. E 1000 nomi sono già mille possibilità di sogno, di pensiero, di ricordi.